Buonasera a tutti, sono stato autorizzato dal presidente Paolo Neroni, da Fabrizio, per condividere con voi questa diretta. Ci troviamo all'imbarco di Tremestieri e questa è la situazione, abbiamo bloccato tutto, vado piano col telefono così riuscite ben a vedere. Siamo su Tremestieri, come vedete. Lì sopra sono in autostrada, la fila tiene già sull'autostrada Messina-Catania e questo è il risultato. Ci stiamo ribellando perché facciamo troppe ore di attesa all'imbarco e il traghetto del costo è abbastanza eccessivo e niente. Abbiamo deciso di bloccare tutto perché prima eravamo degli eroi su strada, fatto che c'era il coronavirus. Adesso il coronavirus non c'è più, diciamo tra virgolette che siamo dei criminali. Ora scendo più in giù dove c'è la polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, addirittura mi dicono che è arrivato anche il prefetto. Stamattina dicono che c'era stata una riunione. Scendiamo giù. E questa è la situazione. Abbiamo bloccato sia l'imbarco che anche lo sbarco. Scendiamo giù, scendiamo. Ragazzi, condividete per favore. Adesso la polizia ci diceva di imbarcare e proseguire il viaggio, ma purtroppo gli abbiamo risposto che abbiamo finito le ore di impegno. E non possiamo andare da nessuna parte, dunque rimaniamo qua, facciamo la pausa, domani mattina si riparte. Qua c'è il camion di traverso, non faccio vedere il camion di chi è. Perché non è giusto tenere qua un autista, un trasportatore, quello che sia, 3, 4, 5, 6 ore e poi devi fare mercati, arrivi in ritardo, ti fanno pagare la penale, la polizia ti ferma, ti fa il verbale, ti ritira la patente e dunque stiamo protestando. Qua ci troviamo all'imbarco, quasi all'imbarco. Per arrivare all'imbarco poi dobbiamo fare tutta questa galleria. Dopodiché, aver percorso tutta questa galleria, siamo quasi all'imbarco, ma ancora c'è da aspettare. Un attimo che arrivo direttamente dalla parte dove attraccano le navi. Qua un attimo solo ragazzi, comunque tutti questi camion qua sono per lo sbarco. Qua
Dunque, avete visto dove tiene la prima fila? Siamo sulla chiocciola. Poi di qua c'è tutto l'altro casino ancora, eh. Guardate qua. Qua sono predisposte delle 6 corsie. Dunque, possiate capire quanti camion ci sono stasera. Qua dove attraccano le navi. Questa nave da qua dalle 7:30 che non può ripartire. Qua ce n'è un'altra che ancora è a metà scarico. Come potete ben vedere, ci sono dei camion proprio sulla rampa della nave che non possono scendere perché è tutto bloccato. Esatto, ci vorrebbe tutta l'Italia. È una cosa che purtroppo ci dobbiamo ribellare tutti. Vedete qua. C'è una nave che è ancora piena, no? Cioè non può ripartire perché deve scaricare. Scusate se non sono di tante parole, ma comunque si capisce, va, tutto quello che c'è qua stasera, va. Esatto, Fabrizio, esatto. In un modo o nell'altro qua ci dobbiamo ribellare, va. Ora addirittura mi hanno comunicato che le navi che erano prima qua in attesa di imbarco, perché qua siamo all'imbarco di 3 mestieri, possono attraccare 2 navi, una e due. Ora tutte le altre navi che dovevano attraccare qua a 3 mestieri mi hanno comunicato che stanno sbarcando a Messina Boccetta. Se ci sarebbe ora qualche intelligentone, dovrebbe bloccare anche Messina Boccetta. Dire come hanno fatto i ragazzi a 3 mestieri, facciamo anche noi a Boccetta. Salvatore De Francesco, da cosa è partito tutto sto casino? Tutto sto casino è partito per le troppe ore di attesa, per i costi pure eccessivi, 270 euro per ogni camion per imbarcare andata e ritorno, che la traversata dura 50 minuti all'andata e 50 minuti al ritorno. 270 euro sono una bella somma. Poi per le troppe ore di attesa, perché una volta che tu stai qua 3, 4, 5, 6 ore per imbarcarti, tu inizi la mattina in giro a fare il tuo lavoro, poi una volta che tu arrivi qua e aspetti 3, 4, 5, 6 ore, non puoi andare più da nessuna parte perché ti sei giocato l'impegno. L'impegno, sì, perché possibilmente ti rimangono le ore di guida, ma non puoi andare da nessuna parte perché hai finito l'impegno giornaliero. Questa è l'uscita, torniamo di nuovo indietro, torniamo. In Italia per farsi sentire bisogna fare così. Sì, Marco Candela, sono d'accordo con te, ma lo dobbiamo fare tutti, se no è tempo perso. Simone Catalano, ci troviamo a Messina, imbarco di 3 mestieri. Lì, come potete ben vedere, c'è sempre il camion di traverso. Allora, questa sarebbe l'uscita. Questa che percorro io è l'uscita del porto. Questo è l'imbarco.
Terminal Tre Mestieri, buon viaggio. A Genova, nel nostro porto, per scaricare container si perdono giornate su giornata. Ecco, per questo io dico, ragazzi, se ci dobbiamo ribellare, lo dobbiamo fare tutti, non solo qua il trasporto su gomma, tipo ad esempio qua per l'imbarco normale, ma ci dobbiamo ribellare tutti, come imbarco, come scarico e carico. È una cosa che se si deve fare, o la facciamo tutti insieme oppure non si risolve mai nulla. Questo qua, quello sopra il centinato, è il mezzo mio, ma io sono qua e rimango qua. L'ultima fila che vedete voi lì sopra, un attimo che mi fermo, l'ultima fila che voi vedete lì sopra, quello è lo svincolo dell'autostrada, proprio l'ultima fila. Addirittura c'è un mio collega che si trova a 2 chilometri dal casello autostradale. Qualcuno mi dice pure che la coda già è a Rocca Lumera. Sarebbero da Rocca Lumera arrivare qui all'imbarco sono più di 20 chilometri. Il mio camion è lì sopra, comunque. No, non è importante qual è il camion mio, va. Qua arriva ancora polizia, arriva di tutto e di più, ma dobbiamo fare la pausa. Abbiamo finito le ore di impegno, abbiamo finito tutto, rimaniamo qua, facciamo la pausa, facciamo la sosta, quello che sia. Domani mattina, quando abbiamo completato le nostre 9 ore di pausa, ripartiamo. Nel frattempo c'è qualcuno che... qualche notiziario inizia a fare le foto, perché già sono usciti un paio di articoli. E comunque, da Messina è tutto, 270 euro per imbarcarsi, follia, non vanno mica a fare le vacanze. Esatto, Loredana, 270 euro, andate e ritorno. Parliamo 262 euro un auto articolato, l'autotreno, non so, credo che sia intorno ai 290. Ciao Alfio, sì, io è dalle 7:30 che sono qua, 7:30, non mi ricordo, va. Comunque ragazzi, tutti uniti ce la possiamo fare, condividete al massimo, facciamoci sentire, perché prima eravamo gli eroi su strada, adesso che l'epidemia è finita non siamo più eroi su strada, ma siamo ritornati a essere, tra virgolette, criminali su strada. E vi auguro a tutti una buona serata, ringrazio il presidente Paolo Neroni, dovrebbe essere Neroni, poi non so se mi sbaglio, ringrazio Fabrizio che mi ha dato l'opportunità di condividere con voi tutto questo, e vi auguro a tutti una buona serata, e non molliamo ragazzi! Perché siamo su strada per portare del pane a casa, non siamo per strada per fare la bella vita o la vacanza. Chiediamo rispetto e considerazione, come dice Fabrizio. Vi saluto a tutti, e da Messina Tre Mestieri è tutto. Ciao ciao.